Abbiamo le smart TV, abbiamo la possibilità di scegliere che cosa guardare in qualsiasi momento, abbiamo la possibilità di mettere in pausa quello che stiamo guardando, abbiamo persino la possibilità di scegliere come deve andare avanti quello che stiamo guardando. È la TV interattiva 2.0, se non 3.0, 4.0, eccetera. Naturalmente questo perché abbiamo la connessione ad internet che è diffusa in tutto il mondo, abbiamo delle televisioni ad altissima qualità e ad altissima tecnologia che ormai fanno parte integrante delle nostre case, ma naturalmente non è stato sempre così. E prima, per avere un minimo di interazione, avevamo solo un servizio basato sul testo, un servizio che però permetteva di ricevere informazioni anche molto interessanti, che permetteva di avere un minimo di TV interattiva, avere una serie di informazioni che venivano inviate attraverso il segnale televisivo, una serie di informazioni tali da aver permesso persino con la stessa tecnica di immettere dei sottotitoli per non udenti nei film e nelle videocassette, che funzionavano anche a distanza di molto tempo. Naturalmente sto parlando del Teletext, il servizio che in Italia è stato implementato in ambito sperimentale nei primi anni 80 dalla Rai con il nome di Televideo, e che poi piano piano si è diffuso tantissimo sia tra le TV nazionali che tra alcune TV locali. Bene, oggi per l'appunto parliamo del Teletext, e lo facciamo in questa puntata di Diario di Viaggio on the Road, Operazione Nostalgia. Ogni singola pagina Teletext occupava all'incirca un kilobyte di dati, compresi il testo, gli attributi, l'eventuale colore del testo, che poteva essere uno di 8 colori, o l'eventuale colore di sfondo, sempre uno di 8 colori, o l'eventuale attributo nascosto rilevabile, che permetteva un minimo di interazione. Mi ricordo che sul televideo c'erano i giochini, in cui c'era, non so, l'indovinello, e dovevi premere il tasto Evidenzia per poter vedere quale fosse effettivamente la risposta. Le pagine disponibili erano 800, erano numerate da pagina 100 a pagina 899, c'erano solo queste. Alcuni sistemi Teletext implementavano invece delle pagine da 800 a 899, da 000 a 099, però a quel punto poi le pagine finivano a pagina 799, se selezionavi la pagina 800 ti ritrovavi nella pagina 000. Questo era il limite, se selezionavi 900 e qualcosa finivi nella pagina 100 e qualcosa. Questo era un limite tecnico importante, però ogni pagina poteva avere fino a 100 sottopagine. Questo permetteva di avere ben 80.000 pagine. Ora, le pagine erano numerate con numeri di tre cifre, da 100 a 899, le sottopagine, invece, potevano essere numerate con numeri di quattro cifre, quindi in realtà ci sarebbe stata la possibilità di avere ben 10.000 sottopagine, però in realtà lo standard non permetteva di inviare 10.000 sottopagine. Purtuttavia, quando si inviava una sottopagina, il sistema inviava il numero di pagine e l'identificativo della sottopagina. Giocandoci sopra, per esempio, si utilizzava il codice delle sottopagine come un segnale orario. C'era, per esempio, sulla 7, sulla 7 video, un sistema che si chiamava pagina sveglia. Tu selezionavi una pagina, adesso non mi ricordo, forse la 198, che era una pagina con il titolo e tutto quanto bianco, così potevi guardare la televisione. Poi selezionavi la pagina 199, ma premevi il tasto time, il tasto ora, che serviva a selezionare le sottopagine, e a quel punto indicavi l'ora alla quale volevi essere avvisato. Per esempio, per le 9:30 selezionavi 0930. Alle 9:30 avrebbe inviato il sistema la sottopagina delle 9:30, 0930, di quella pagina specifica, e ti compariva il simbolo sveglia, è il momento di fare una determinata cosa. O comunque il sistema delle sottopagine era molto comodo quando c'erano pagine che dovevano contenere molto testo e quindi contenevano delle sottopagine. Per esempio, la pagina con le informazioni per una particolare manifestazione, arrivavi in quella pagina e ti diceva pagina 1 di 7 oppure 2 di 7, eccetera. Se arrivavi nel momento in cui era in corso la trasmissione a pagina 4 di 7, avresti dovuto aspettare la ricezione della pagina 1, oppure se sapevi che doveva prima arrivare la pagina 1, selezionavi quella pagina, selezionavi sottopagina 0001 e avrebbe caricato il televideo finché arrivava la pagina 1. Mediamente una sottopagina veniva cambiata ogni 20 secondi, qualche sistema di Teletext era un pochino più veloce, utilizzava i 10-15 secondi, ma in questo modo tu, per leggere le informazioni, o utilizzavi il tasto time o dovevi utilizzare il tasto stop per non permettere l'aggiornamento della pagina, perché se era una pagina che aveva solo del testo
magari quei 10 secondi, 15 secondi non erano sufficienti per poter leggere tutto quello che c'era scritto sopra. La Rai, con il sistema del televideo e in collaborazione con un'azienda, se non ricordo male la Colby, fece un sistema che si chiamava Telesoftware per l'invio di piccoli programmi freeware o shareware utilizzando il sistema del televideo nelle ore notturne, trasmettendo dei pacchetti dati in delle pagine dedicate, di solito nell'ordine dall'800, erano, se non ricordo male, da 820 a 850 erano in trasmissione questi software, utilizzando il sistema delle sottopagine, si utilizzava una trasmissione particolare binaria in codice 64, c'era tutto un sistema complesso, tu utilizzavi una scheda per ricevere il televideo sul computer proprio della Colby, e attraverso la scheda e il software sintonizzavi all'orario in cui sarebbe cominciata la trasmissione del telesoftware sul canale, sulla pagina corretta, e nel corso della notte il sistema avrebbe ricevuto tutti i pacchetti di dati, avrebbe scaricati, avrebbe messo assieme il file zip che conteneva il software freeware o shareware, erano piccole utilità, niente di particolare, c'erano sia utilità proprio da utilizzarsi con la scheda Colby per il televideo, sia altre utilità, piccoli programmi per il computer. Mi ricordo fu trasmesso il programma Diet di Teddy Matsumoto, che era un programma per comprimere i file eseguibili, che era una cosa che andava tantissimo all'epoca, perché essendoci i dischetti c'era bisogno di molto spazio per poter fare le singole cose, quindi servivano molto i programmi di compressione, i programmi che comprimevano al volo i file eseguibili erano molto gettonati. Insomma, tra il codice orario, le pagine che potevano cambiare in base alle cose che si sviluppavano nella giornata, la pagina più famosa che è stata del televideo dopo la pagina 100, che era l'indice, proprio nel televideo Rai, era la pagina 101, l'ultima ora, che continuava ad aggiornarsi con le notizie dell'ultima ora, questo è stato il sistema Teletext. È ancora attivo su alcuni canali, anche perché con il digitale terrestre il segnale Teletext non è più trasmesso assieme all'immagine, è trasmesso su un segnale collaterale, quindi fa parte integrante del segnale televisivo, ci sono ancora dei canali che lo utilizzano. Tra l'altro alcuni teletext, per esempio quello della Rai, è trasmesso su internet. Il sistema ha creato quella che è stata un po' la base della TV interattiva, permetteva di ricevere delle informazioni sulla TV e permetteva anche di fare dei piccoli giochini come questi indovinelli in cui c'era l'apposito tasto per vedere la risposta, e Televideo Rai è stato utilizzato anche per i sottotitoli per non udenti. Poi nel corso del tempo si è sviluppata molto di più la cosa, per esempio su MediaVideo si sono cominciati a utilizzare i sottotitoli per non udenti sulla pagina 777, ormai tipicamente quella su moltissimi sistemi teletext, e la pagina 778 per esempio per invece i sottotitoli in lingua inglese. È stato un sistema molto interessante di sperimentare questo tipo di interazione, che è riuscito ad arrivare sino ai giorni nostri. Voi che mi dite, conoscevate il teletext, lo utilizzavate, lo avete utilizzato per molto tempo, avete utilizzato, non so, i sottotitoli, oppure avete utilizzato le informazioni, avete mai giocato ai giochini interattivi? MediaVideo addirittura, in cooperazione con Mediolanum Banca, ai tempi fece la possibilità di accedere al proprio conto corrente attraverso la linea telefonica, prenotando, tra virgolette, una pagina del loro MediaVideo sull'ordine dell'800 e qualcosa. Per esempio, per questa sessione sarà attiva la pagina 867. Tu componevi i comandi sulla tua tastiera telefonica e ti si aggiornavano le videate sul teletext. Non era il massimo a livello di privacy, perché se qualcuno si metteva a scansionare le pagine del MediaVideo, oppure aveva appena finito la sessione su quella pagina, c'erano molti utenti, possibilmente gli restava sincronizzata quella pagina, entrava un altro utente e cominciava a vedere i dati di quell'altro utente. Non era il massimo a livello di privacy, però, come ripeto, è stato il primo modo di avere qualcosa di interattivo sulla televisione in Italia. E quindi, appunto, vi chiedo, voi l'avete utilizzato, lo conoscevate, oppure avete visto questo tasto text sul telecomando della televisione ma non sapevate a che cosa serviva? Come sempre parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DVBOTR. Bene, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia, come sempre vi invito a mettere pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti!